Eccoci ragazzi, eccoci, eccoci, eccoci. Ovviamente questo è un nuovo canale per parlare di questo glorioso stemma, di questa gloriosa società, di questo glorioso nome. Ma quest'anno mi sento in dovere di parlarne, di analizzare la nuova stagione e sperando che sia un'annata di alto livello come ci meritiamo. Abbiamo fatto un bellissimo mercato, andremo man mano con calma ad analizzare singolo per singolo. Intanto datemi una mano, fatemi conoscere, insomma iscrivetevi al canale, sempre le solite cose. Io farò video per divertirmi, per parlare con voi di Milan, di commentare, non mi interessano iscritti, abbonati, non mi interessa niente del genere, quindi vi chiedo solo di commentare, di parlarne insieme e di amare questo glorioso stemma. Ragazzi, allora, andiamo un po' nella cronaca. Questa sera finalmente ultima amichevole in America perché no, non se ne può più, non se ne può più. Poi il Milan dopo la partita si sistemerà e tornerà finalmente a Milano. Andremo a giocare col Barcellona, dobbiamo fare mediamente una buona figura. La sgambata con la Juve è durata 45 minuti, poi è stata abbastanza imbarazzante perché poi comunque sono iniziati ad entrare i bambini della primavera e quindi la partita è andata scemando, scemando così. Ragazzi, allora stasera giochiamo ovviamente con la stessa formazione in cui abbiamo fatto con la Juventus. L'unico che non ci sarà è Davide Calabria, che ha avuto una piccola noia muscolare, come al solito, direi. Siamo abituati a queste cose, quindi giocherà Maignan con Florenzi a destra, Thiot e Tomori con Theo a sinistra. Poi andremo con il centrocampo a tre, tra parentesi, perché il mister, ragazzi, ora mi blocco un attimino sulla formazione, ma io quello che sto sentendo questi giorni dai vari youtuber, dai vari giornalai, perché non li chiamiamo giornalisti, perché sono giornalai che non capiscono niente di calcio, che fanno righe di notizie solo per views e per prendere like. Ragazzi, Milan non ha bisogno di un mediano, cioè parliamoci chiaro, il mister è stato chiaro, vuole giocare con un centrocampo a tre, ma che poi ragazzi è troppo riduttivo parlare di 4-3-3, di 4-2-3-1, di 4-3-2-1, ma come volete voi. Ma al Milan prende soprattutto giocatori funzionali, giocatori interscambiabili. Quest'anno, ragazzi, il Milan non prenderà nessun mediano, non prenderà nessun mediano perché il Milan ha preso Renders, che è l'unico in grado, si spera ovviamente, di far girare la squadra, di venire dietro quando c'è bisogno di palleggiare, di rallentare l'azione, di gestire un po' la partita, anche perché il mister è stato molto 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 chiaro nella conferenza stampa di inizio stagione. Lui ha espressamente detto che gli piacerebbe, perché gli piacerebbe ovviamente, che la squadra domini di più le partite. Ma per dominare le partite ci vogliono giocatori di un certo livello, di un certo livello. Noi ragazzi, già nell'anno scorso, ma anche 2 anni fa, noi se non vinciamo 2-3-0, 2-1, facciamo difficoltà, ragazzi, facciamo difficoltà perché noi facciamo un gol, magari ne facciamo due, ma poi iniziamo ad arretrare, a rinculare, a soffrire. Si è visto con il Real la prima partita, si è visto con la Juve la seconda, noi andiamo in vantaggio, ma poi ovviamente veniamo recuperati e questo è una cosa da migliorare perché non si può andare avanti così. Bisogna, come dice il mister, bisogna dominarla la partita, bisogna fare gol, bisogna sapere quando addormentare un po' la partita, quando
quando tornare a spingere. Non è possibile che con la Juve vai avanti 1-0 e prendi subito l'1-1, poi avanti 2-1 e prendi subito il 2-2, con Real lo stesso, hai fatto due gol, poi ha preso quel gol stupido per caso, poi ti sei iniziato ad arretrare, ovviamente hai preso il 2 pari e poi la partita l'hai persa pure, quindi ragazzi c'è da migliorare dietro, entrerà un nuovo difensore sicuramente, speriamo di livello. Perché è uscito Gabbia e perché comunque numericamente e sia tecnicamente abbiamo bisogno di un difensore di livello abbastanza buono. Poi scusate, torniamo sul centrocampo, andiamo con ovviamente Loftus-Cheek, Krunic e Reinders e giochiamo con Leao, Pulisic e Giroud. Ragazzi, avanti, diciamoci la verità. Diciamoci la verità, abbiamo fatto un gran mercato, abbiamo molti richiami, Okafor ancora in condizione, quindi il mister non lo rischia di fargli far male in un'amichevole, quindi lo vedremo molto probabilmente e spero, perché sono curiosissimo di vederlo al trofeo Berlusconi, che giocheremo l'8 a Monza, l'amichevole del nostro mitico presidente Silvio Berlusconi. Ragazzi, qualche notiziella di mercato, si parla di Krunic, che il Besiktas o lo Shakhtar ha chiesto informazioni, si parla di Koopmeiners. Ragazzi, il centrocampo, qualcosina potrebbe arrivare ancora, potrebbe arrivare ancora. Dobbiamo un attimino capire il mister, anche perché nei ricambi facciamo un po' di fatica anche perché abbiamo Pobega, che abbiamo visto, sì, con tutto il bene che vogliamo al mitico Tommaso Pobega, ma a noi servono anche dei ricambi, non dico di fascia 11 titolare, però di medio alto livello, altrimenti facciamo fatica. Succede come l'anno scorso, che arriviamo in una situazione di rosa, di forma e di altre dinamiche di campo spompati e non all'altezza, diciamoci la verità. Arriverà Musa che non mi fa impazzire come giocatore, ma comunque è un buon prospetto, è giovane, è dinamico. È un po' da sgrezzare, diciamo, da sgrezzare, di fargli un attimino capire, di migliorare tecnicamente. Ragazzi, allora, obiettivi di mercato ne abbiamo parlato, dovrebbe arrivare, ripeto, Musa, il suo programma è abbastanza chiaro, lui dovrebbe arrivare, se non sbaglio, mercoledì e iniziare le visite mediche, giovedì 2 agosto, poi ci sarà il programma, ci sarà l'iter con le visite mediche alla Madonnina e l'idoneità e poi la firma sul contratto. Ragazzi, andiamoci a fare questa amichevole e poi parliamo nella giornata di domani, analizziamo perché non mi conoscete bene, a me piace analizzare il singolo della partita che abbiamo fatto, mi piace analizzare i singoli, mi piace analizzare secondo me gli errori del mister, mi piace analizzare tecnicamente come facciamo la gara, analizzare tatticamente di come ci mettiamo in campo, quindi molte novità, è un canale nuovo, datemi una mano, insomma. Divertiamoci, dai, ci sentiamo comunque nella giornata di domani, con le sensazioni sull'amichevole di questa notte. Ciao ragazzi.